Bene, allora io posso parlare da qui, si vede un po' la mia testa in centro. Parlo un pochino di lato. Eccoci, così, va bene. Mi sposto qua, perfetto. Allora, il tema della serata è l'origine dell'universo. Sotto, il pulsante sotto che era spento, nel basamento. Grazie, adesso è acceso, effettivamente è verde. Eccoci, perfetto. Allora, il tema della serata, dicevamo, no? le origini dell'universo. Allora, questa sera cercheremo di provare a capire un po' insieme qual è il punto della situazione rispetto ad alcune delle domande che capita di porci. Per esempio, uno chiede come è nato l'universo, no? Allora, siccome il modello che oggi pensiamo risponda a questa domanda, non siamo sicuri. Ecco, è questo che è il cosiddetto modello del Big Bang. C'è anche un laser. Poi durante la serata ne parliamo un pochino più in dettaglio, però quello che noi vogliamo immaginare, eccolo, è che noi in questo momento siamo più o meno qui, ognuna di queste fettine è un miliardo di anni indietro, qui andremo a vedere che cosa succede, e ci immaginiamo che circa 14 miliardi di anni fa sia iniziato l'universo. Peraltro, voi sapete che la luce non può viaggiare, cioè la velocità della luce è la velocità massima a cui può viaggiare l'informazione, e quindi qualsiasi cosa nell'universo non può superare la velocità della luce, questo è quello che pensiamo. Ecco, l'universo ha 14 miliardi di anni, noi pensiamo però che sia largo 92 miliardi di anni luce, e anche rispetto a questa cosa cercheremo di capire come mai lo pensiamo nel corso di questa chiacchierata. Allora, siccome quando io partecipo a una conferenza di solito se imparo una o due cose già è tanto, no? Ecco, allora quello che mi interesserebbe cercare di dare come messaggio, almeno di fondo, è che cosa non è il Big Bang, perché ci sono molte persone, anche adulte magari formate, che pensano che il Big Bang sia una specie di esplosione in cui poi la materia si diffonde in tutto l'universo, tipo. Ecco, questo non è. Quindi una convinzione errata è che è un'esplosione in cui poi tutta la materia si diffonde nell'universo, non è così. L'altra cosa è che quando uno dice com'è nato l'universo, ah sì, il Big Bang. Ecco, e non è così, nel senso che noi oggi abbiamo una serie di evidenze per cui pensiamo che potrebbe essere, la teoria del Big Bang potrebbe essere quella che risponde alla domanda come è nato l'universo. Però non siamo tanto sicuri, abbiamo anche tutta una serie di cose che non abbiamo capito, e anche alcune delle cose che non abbiamo capito ve le dirò. Quindi è semplicemente la risposta che oggi è più accreditata, ok? Potrebbe essere che ha funzionato così. Quindi l'importante è non avere la certezza, che insomma quello che vediamo stasera è poi quello che è successo veramente, non siamo sicuri. E infatti, voglio dire, inizio aprendo una parentesi sulla che è fondamentale per quello che poi andiamo a vedere. Allora, prima di chiederci come è fatto l'universo, qual è l'origine, eccetera, ci possiamo chiedere come è fatto il mondo. Partiamo da un pochino più vicino. Allora, su questo diremmo che abbiamo capito abbastanza, più che non rispetto all'universo,
E oggi abbiamo una cosa che chiamiamo modello standard, e questo modello standard è una teoria che ci aiuta, diciamo, a capire come sono fatte tutte le particelle che compongono la materia. Ora, naturalmente, ogni giorno scopriamo cose nuove e vi faccio un piccolo percorso storico. Allora, nel 1870 circa, no, Mendeleev è il primo che fa la tavola periodica simile a come la conosciamo noi oggi. L'ha scritta qua, questa è la tavola periodica moderna, probabilmente a scuola tutti quanti l'abbiamo incrociata, e qui ci sono tutta una serie di atomi che noi conosciamo, iniziando dai più leggeri, quindi quelli che hanno il nucleo più leggero, per poi collocare tutti gli altri. Ecco, la cosa che mi interessa mettere in evidenza è questa. Nel 1870 e negli anni successivi, uno poteva pensare che gli atomi, che vuol dire indivisibile, no? Io ho, qui erano, non so, una cinquantina, ho 50 mattoncini indivisibili, con quelli faccio tutto. Cioè io prendo l'atomo di idrogeno, prendo l'atomo di ossigeno, li combino insieme e faccio l'acqua. Poi combino ancora altri atomi col carbonio, eccetera, e faccio lui. Poi li combino in modo diverso e faccio la sedia. Quindi ho in sostanza un centinaio di mattoncini e con questi mattoncini io faccio tutto il mondo e poi tutto l'universo. Questo uno avrebbe potuto pensarlo. E immaginatevi la sorpresa nel 1911, quando Rutherford, fisico piuttosto noto, stava a Cambridge, fa il seguente esperimento interessante. Allora, da poco si era scoperta la radioattività naturale, che era fatta da particelle, ancora non si conoscevano bene, erano state chiamate alfa, beta, gamma, e loro prendevano delle particelle alfa che sono emesse da alcuni materiali che si trovano in natura, per esempio il radio, il polonio, insomma altre cose del genere. Quindi usavano questo emettitore naturale di questo tipo di particelle appena scoperte, hanno messo una lamina d'oro e un rivelatore di particelle che stava tutto attorno, un foglio che le rivelava, e le hanno sparate. Allora, se gli atomi fossero indivisibili, uno si aspetta che vengano rimbalzate, perché sono indivisibili. Quello che invece succedeva, e questo è il risultato, è che alcune passavano attraverso, altre venivano rimbalzate. Questo esperimento è uno degli esperimenti fondamentali che ha lasciato pensare che l'atomo non era affatto indivisibile. Anzi, quello che poi si è scoperto è che l'atomo è essenzialmente vuoto. L'atomo è fatto così, è fatto tutta la massa concentrata nel nucleo, piccola piccola, e poi a distanze enormi ci stanno gli elettroni. Cioè voi dovete pensare che, per esempio, se noi avessimo, prendiamo l'atomo più semplice, l'idrogeno. L'idrogeno è fatto da un protone e un elettrone che gira attorno. Se io prendo un protone e lo immagino grande un metro, l'elettrone starebbe a 100 km di distanza da qui, ok? Quindi l'atomo è fatto così, è essenzialmente vuoto, tutta la massa sta nel nucleo e poi c'è un elettrone lontano, in questo caso dell'idrogeno, comunque così, sono gli atomi sono fatti così. Allora, quello che succede quindi è che, scoperto come è fatto l'atomo, qui chiaramente non è in scala, no? Noi siamo abituati a vederli non in scala, per questo pensiamo che l'elettrone giri un po' vicino, no? Quindi invece se quello che dobbiamo pensare è che se questo è circa il diametro del nucleo, l'elettrone sta 100.000 volte più distante di questa distanza qua, ok? Quindi voglio dire sarebbe lontanissimo. Continuando gli studi, uno si accorge che nel nucleo
ci sono protoni e neutroni, gli elettroni che girano intorno. Allora uno potrebbe anche pensare, ho tre cose, protoni, neutroni, elettroni, a seconda di quanti protoni e neutroni metto nel nucleo faccio l'elemento, quindi se ce n'è uno solo faccio l'idrogeno, se ne metto di più faccio gli altri, ok? Quindi è ancora più semplice, ho capito come è fatto il mondo ancora meglio, con tre cose faccio tutto, con tre cose faccio gli atomi e poi con gli atomi faccio le molecole, faccio il resto. In realtà quello che poi si è scoperto è che anche all'interno dei protoni e dei neutroni ci sono delle particelle che noi abbiamo chiamato quarks, quarks o quarks, insomma, a seconda della pronuncia. E questi quark, per esempio, dentro un protone ce ne sono tre, dentro un neutrone anche, okay? Sono due quark di tipo D down e uno di tipo up, insomma. Questa scoperta è relativamente recente, sono stati teorizzati nel 1964 e sono, da Gell-Mann, sono stati scoperti nel 1968 a SLAC negli Stati Uniti, dove anche ho lavorato. E questa scoperta è l'ultima in ordine di tempo di qual è la struttura di base, quali sono le particelle elementari con cui noi facciamo il mondo. Quindi oggi quello che noi pensiamo è che con dei quark e con gli elettroni, e in generale appartengono a una famiglia che si chiama leptoni, con questi noi facciamo tutto il mondo, le cose che vediamo, ok? L'aria, il tavolo, queste cose così. Poi ci sono altre cose un pochino più strane. Quindi il modello standard è composto da questi quark, up and down, e dagli elettroni. Con queste tre particelle al momento noi facciamo tutta la materia, quella ordinaria di cui siamo fatti noi. Poi ce n'è un po' di altri che li scopriamo dai raggi cosmici, che vanno oltre l'obiettivo di questa serata. Insomma, sono i raggi cosmici sono delle particelle che ci piombano, cioè arrivano dallo spazio in continuazione. E andando poi a combinare, diciamo, tutte altre particelle che sono state scoperte e che sono ancora elementari, otteniamo questo, questa struttura che è quello che noi oggi chiamiamo modello standard e che ci mostra un po' in sintesi come è fatta la materia, no? A questo aggiungiamo il bosone di Higgs, recentemente scoperto al CERN. Qui diremo che abbiamo abbastanza capito in attesa di fare nuove scoperte che magari ci porteranno a dire che c'è qualcosa che va oltre. Quindi quello che voglio mettere in evidenza con quello che vi ho mostrato fino adesso è che anche nel cercare di capire come è fatto il mondo, le cose che vediamo, pensavamo di aver capito, poi guardando meglio invece c'era di più, poi guardando ancora meglio c'era ancora di più e noi continuiamo a guardare. Okay. Quindi è un percorso in cui le teorie continuamente vanno riviste per cercare di capirle meglio. Okay? Quindi abbiamo capito tutto? Ecco, no, ci manca ancora molto, perché, come vi mostrerò adesso, quando andiamo a cercare di capire come è fatto l'universo e come è distribuita la materia e l'energia nell'universo, quello che viene fuori è che in realtà il modello standard, cioè come siamo fatti noi e le cose che vediamo, cioè la materia ordinaria, è solo il 5%. In questo 5% ci sta il sistema solare, le stelle che vedo, se alzo gli occhi le galassie vedo, le vedo, sono fatte così, di materia ordinaria, ok? Essenzialmente la parte luminosa. Ed è solo questo 5%. La parte restante, quindi il 95%, è fatto da qualcos'altro. Che vedete, usiamo l'aggettivo in inglese dark, in italiano si dice oscuro. Ok? Quindi c'è una grossa parte di materia oscura e una grossa parte di energia oscura. Il termine oscuro è perché non sappiamo cos'è. Non è solo che non la vediamo, ma non abbiamo capito cos'è.
Si sta cercando, per esempio, ci sono vari esperimenti, adesso poi ve ne parlo brevemente, che cercano di rivelare la materia oscura anche al Gran Sasso qui in Italia, e al momento non si è ancora visto niente. È solamente una cosa che teoricamente immaginiamo, perché sennò non ci tornano i conti. L'energia oscura ancora di più, e adesso proviamo, chiusa questa parentesi, ad andare al 1916. Allora, nel 1916 Einstein pubblica per la prima volta la teoria della relatività generale. Nel 1905 aveva fatto la relatività speciale. La relatività generale cos'ha come conquista? Che lui combina le riflessioni sullo spazio-tempo e l'energia con la gravitazione. Allora, l'equazione che vi ho riportato qui, diciamo, non è semplicemente perché è la cosa più semplice e veloce da fare. In realtà le quantità qui indicate sono dei tensori piuttosto complicati, e le equazioni della relatività di Einstein sono una serie di equazioni non lineari, molto difficili da risolvere. E il suo intento è un intento importante. Cioè, lui con la relatività generale, Einstein, si propone di trovare un modello matematico completo per descrivere l'universo. Che universo ha in testa Einstein? Questo è molto importante. 1916 ha in testa un universo statico che è sempre stato così e che non evolve. Cioè, alzo gli occhi al cielo e lo vedo e penso, probabilmente è sempre stato così prima e sempre stato così dopo, probabilmente, ok? Lui ce l'ha in testa in questo modo. Modello del Big Bang è una cosa successiva. Okay. Tanto per capirci, 1949, celebre astronomo inglese Fred Hoyle dà il nome Big Bang dicendo: ma mica vorremmo credere a una teoria in cui c'è un Big Bang che dà l'origine all'universo. 1949, ok? Oggi è comunque la teoria più accreditata, che dimostra poi alcune delle prove anche successive. Detto questo, Einstein non c'ha in testa niente di questo, no? Quindi lui ha questo universo in testa, scrive questo set di equazioni, che è piuttosto complicato, e attenzione adesso, no? Subito gli compare un problema. Allora, con le equazioni che lui ha scritto, cosa succede? Succede che se io prendo delle galassie, queste sono galassie, che stanno nello spazio, no? E le immagino e le metto dentro una sfera. Allora, ci sono una serie di teoremi che lo dimostrano, ma io ve lo dico solo dal punto di vista descrittivo. Quello che succede è che questa galassia rossa che avete visto, no? Viene attratta dalla massa delle altre galassie che stanno qui, e va, se l'universo fosse statico non dovrebbe succedere. Cioè, lui non si osserva che le galassie collassano tutte andando verso il centro di queste, no? Verso le altre. Quello che succede, quindi, diciamo, lui ha un problema. Mi dice: io rispetto alle equazioni che ho scritto, come fanno a stare le galassie in equilibrio? Okay? Quello che dovrebbe succedere è che, per effetto dell'attrazione delle altre, vi dimostro, no? Quindi se prendo una porzione di spazio sferica, per effetto della presenza delle altre galassie, questa dovrebbe essere tirata in qua. E lo stesso poi succede a questa, no? È questa, quindi voglio dire, questo è quello che... Quindi l'universo, in arco di miliardi di anni, quello che serve, dovrebbe tutto quanto, diciamo, collassare. E questo non si verifica. Allora, cosa fa Einstein? Quello che spesso si fa, quando la teoria non ti torna con l'esperimento, cambi un po' la teoria. Allora lui l'anno successivo modifica il suo set di equazioni e in particolare introduce un parametro che, attenzione, nella nostra storia ha un'importanza anche recente, che detto lambda, o lui la chiama anche costante cosmologica, e quindi lo aggiunge come termine repulsivo
non sa bene cos'è, ma dice ci deve stare, se no non è possibile l'universo, l'universo com'è, lo aggiunge alle sue equazioni, dice va bene, è così, voglio dire, effettivamente funziona. Allora, la relatività generale succede che è una teoria che immediatamente ha un successo enorme. Nel 1919 viene fatto anche un esperimento da Sir Eddington, esperimento molto interessante, perché siccome la teoria della relatività di Einstein, lo sapete un po' tutti, no? C'è questa idea che la massa curva lo spazio, no? Quindi quello che succede secondo questa teoria è che, per esempio, se tu c'hai il Sole, che ha una massa molto importante, lo spazio attorno a lui è curvo, delle stelle che stanno dietro, no? Dovrebbero poter essere visibili anche se geometricamente stanno dietro. Siccome lo spazio è curvo, c'è un effetto che si chiama di lente gravitazionale, per cui io le vedo anche se stanno dietro il Sole. Il problema è che il Sole fa troppa luce, no? Allora, Sir Eddington ha aspettato un'eclisse e nel momento dell'eclisse sono stati in grado di vedere le stelle che stavano dietro al Sole, proprio per effetto della lente gravitazionale del Sole. Quindi, diciamo, già sono arrivate le prime prove, no? Le ulteriori prove ce le abbiamo avute di recente, no? Con le onde gravitazionali, no? Quelle che sono state viste da LIGO e non da Virgo perché era spento, però insomma dalla, quelle che abbiamo visto, ecco, con gli interferometri a Terra pochi anni fa. Quindi una teoria che ha estremo successo in cui c'è questa lambda, come lui pensa, come una specie di antigravità. Okay? Quindi quello che succede è che grazie a questo termine si oppone alla gravità, okay, istantaneamente, quindi diciamo, le galassie stanno e lui è a posto con questa sua idea di universo statico, eterno e immutabile. Lemaître e Friedman studiano la parte matematica delle equazioni della relatività. E quello che vedono, provando a risolverle, è che queste equazioni non sono compatibili con un universo statico. C'è qualche cosa che non va. Cioè, se è vera la relatività, l'universo non può essere statico, non basta aggiungerci un lambda. C'è qualche problema in più. E un punto importante per noi è l'anno 1929, nel quale Hubble si accorge che l'universo è in espansione. Allora, cosa fa? Lui osserva che le galassie si allontanano, quindi non sono statiche, non sono ferme, ma si allontanano l'una dalle altre e più sono distanti tra loro, più è veloce come si allontanano. Quindi galassie più vicine a noi si allontanano un po' velocemente. Galassie più lontane da noi si allontanano più velocemente. Galassie lontanissime da noi si allontanano in maniera molto più veloce ancora. Come si accorge di questa misura? Allora, non è semplicissima, però il sistema che viene usato è, vengono guardati gli spettri di emissione dell'idrogeno. Cioè, cosa si fa? Guardo il Sole, che è una stella che conosco, e guardo come esce la luce del Sole. La guardo attraverso uno strumento che si chiama spettrometro per vedere lo spettro di frequenze. Sapete, no? Uno mette un prisma, un cristallo, no? E scompongo i fotoni della luce e vedo un piccolo arcobaleno. Quello che succede è che, per esempio, alcuni atomi, come per esempio l'idrogeno, non possono emettere loro fotoni a qualsiasi frequenza, ma per una questione di effetto di meccanica quantistica, quello che succede è che solo alcune energie sono permesse, perché un atomo di idrogeno assorbe dell'energia eccitando degli elettroni. Questi elettroni eccitati, poi quando si disecitano,
vanno a dei livelli che sono predefiniti e quindi fanno un'emissione di energia che ha sempre quel valore. E è l'effetto di queste righe nere che vediamo. Allora uno fa la misura sul Sole e vede che cosa viene fuori, poi va a vedere stelle molto o galassie molto distanti e fa il confronto tra quello che misura col Sole e quello che misura con galassie distanti e poi con galassie ancora più distanti. Quello che vede è che queste righe sono spostate di più verso il colore rosso. Galassie ancora più distanti ce le hanno ancora spostate di più. Cosa vorrebbe dire? Guardate, un po' intuitivamente si può provare a pensare che se questa è un'onda di luce, in un universo che si espande, vedete che l'onda, la lunghezza d'onda, no? Che è la distanza che va tra due picchi, questa, vedete che in un universo che si espande la lunghezza d'onda aumenta. Aumentando la lunghezza d'onda, la luce va verso il rosso, che in inglese si chiama redshift. Quello che succede è che effettivamente io quando guardo le galassie lontane vedo che c'è uno spostamento verso il rosso della loro emissione di luce. Vi do un'immagine per provare ad averla. Voi pensate a un elastico un po' grosso, no? Io metto dei puntini su questo elastico. Se io a questo punto faccio aumentare lo spazio, no? Lo spazio si espande, perché nel caso della nostra ipotesi è lo spazio che si espande. Quando lo allungo, quello che succede è che dove sono io, che sono all'inizio qui perché sono l'osservatore, resto fermo. Mano a mano che allungo, succede che chi è più vicino a me si allontana di un pochino. Se uno è più lontano, l'elastico si tira di più, quindi si sta allontanando di più. Chi sta all'estremo opposto si allontana ancora di più. E se c'è un'onda di luce che viene verso di me, anche la lunghezza di quell'onda di luce aumenta e aumenta tanto di più, tanto da più distante viene. Quindi questo è un tipo di misura che fa Hubble. Per determinare la sua costante, lui ha bisogno quindi da un lato di capire le velocità e da un lato di capire le distanze delle galassie, quindi a che velocità vanno le galassie e a che distanza vanno. E poi, diciamo, la formula di Hubble è molto semplice, cioè quello che lui dice è che la velocità delle galassie, no, è uguale a una certa costante, detta costante di Hubble, per la distanza che hanno. Tanto più sono distanti, tanto più è grande la velocità. Per capire la distanza, vi mostro questo trucco interessante che si usa in astrofisica. Allora, uno guarda, vedete questa stella qui? È una stella che ha una luce che pulsa, aumenta e diminuisce, no? È un tipo di stelle che si chiamano cefeidi in italiano e hanno uno spettro di emissione della luce noto. Quindi io guardo queste all'interno della nostra galassia, no? E determino che distanza hanno queste stelle da noi. Questo lo faccio con dei metodi che posso avere noti in qualche modo, no? Tipo la distanza dal Sole e la differenza di luminosità. Dopodiché vado a vedere sempre una cefeide in un'altra galassia e la confronto con la luminosità di una supernova di tipo 1, che è un tipo di supernove anche queste hanno la caratteristica di avere uno spettro di emissione di luce che noi conosciamo piuttosto bene. E faccio la taratura di uno con l'altro, cioè cerco di conoscere questo, poi voglio dire con questo oggetto qui che conosco taro questo, e poi questi che sono molto più luminosi per galassie più distanti, vado a vedermi l'emissione di quanta luce fanno questi oggetti in galassie più distanti. E poi quello che faccio, almeno intuitivamente, spero si capisca, uso l'idea
che vedete in una strada, no? Se io penso che tutti questi lampioni hanno la stessa luce, quindi per esempio quella che può valere per le supernova di tipo 1A, okay, che vengono fuori da nane bianche, se io conosco questa luce qui e so com'è fatta, che questa è uguale, allora io posso ricavare a che distanza è questo lampione facendo delle considerazioni su quanto diminuisce la luce, no? Nello spazio da qui a qui. Quindi questa è l'idea che sta dietro alle considerazioni che ha fatto anche Hubble, che si fanno anche oggi, per determinare le distanze delle galassie. Allora, quello che succede dopo aver visto questa cosa, cioè che dal punto di vista matematico le equazioni di Einstein non sono compatibili con un universo statico, quindi deve essere un universo in evoluzione. Che Hubble nel 1929 vede che le galassie si allontanano, Einstein dice che la costante cosmologica è stato il più grande errore della sua vita. No. E anche perché uno dice la tolgo, non c'è, già così, voglio dire, funziona, che l'universo è in espansione, non serviva a metterla, no? E si espande ora quello che invece succede è che prende piede, no? Allora, la teoria di un Big Bang. Se le galassie si allontanano sempre di più, potrebbe esserci stato un momento di partenza in cui spazio e tempo erano concentrati, no? E poi mano a mano l'universo si è evoluto con lo spazio e il tempo che sono ampliati, e ampliandosi hanno allontanato le galassie tra di loro. Questa idea dello spazio e del tempo che aumentano in realtà ha quella che è considerata una prova molto importante nel 1964, che è la scoperta della radiazione cosmica di fondo. Questi modelli di espansione prevedono che ci deve essere. Proverò poi a dirvi anche un pochino che cos'è, almeno dal punto di vista dell'idea. Nel 1964 si è scoperto che c'era, e poi sono seguite tutta una serie di misure più accurate. Tra il 2009 e il 2013 c'era un satellite chiamato Planck, che è europeo, ha lanciato l'ESA, ed è un satellite che poi ha misurato, questa è una proiezione proprio della radiazione cosmica di fondo di tutto l'universo, okay? Che è stata misurata da questo satellite lanciata nello spazio, e vedete che ha delle piccolissime differenze su piccola scala, e questi hanno poi un interesse molto grosso nella formazione delle strutture della galassia. Come è nata questa scoperta? Allora, si pensava che se era vera il modello cosmologico del Big Bang ci sarebbe dovuta essere questa radiazione. Più volte si è provata a cercare, non si è misurata. Poi succede che per sbaglio Penzias e Wilson nel 1964, allora, fanno questa antenna, le antenne di tipo horn sono delle antenne tipo un corno, ok? Sono fate conto tipo quattro pareti, ok? Una, due, tre, la quarta dall'altra parte è bucata dentro, okay? Come fosse un corno. E quindi questa antenna qui, diciamo, serviva a misurare alcune onde radio, insomma, da dei palloni, eccetera. Avevano bisogno di una grossa precisione, essendo a terra, quindi insomma era raffreddata per cercare di evitare che venisse disturbata da varie onde radio, eccetera. Beh, insomma, la morale è quello che si accorga in un certo momento e c'era come un rumore di fondo, di giorno e di notte uguale. Allora iniziano a fare una serie di operazioni per vedere che non ci fosse qualche errore, per esempio anche a un certo punto tolgono tutti i piccioni che ci potevano essere, perché insomma
così la puntano da varie parti e poi, diciamo, con successivi approfondimenti, insomma, piuttosto importanti, si rendono conto che evidentemente hanno scoperto la radiazione di fondo, che era già stata cercata inutilmente, insomma, da alcuni anni. Vincono anche il Nobel per la fisica, quindi insomma niente male, visto che cercavano di fare qualcos'altro. E insomma, scoperto questo pezzettino qui, quello che succede è che la teoria del Big Bang inizia a essere considerata probabilmente quella che è la teoria più accreditata rispetto alla nascita dell'universo. Okay? Quindi diciamo dal 1964 questa è considerata una tra le prove più importanti. E quindi come funziona un po' all'inizio qua l'universo? Allora, funziona così: rispetto al Big Bang non ne sappiamo granché, quindi molte ipotesi sono plausibili. Poi quello che succede è che lo spazio inizia a espandersi, spazio-tempo, e quello che succede è che nei primi minuti di nascita dell'universo si creano dei nuclei di alcuni atomi semplici, cioè per esempio dell'idrogeno, il deuterio, l'elio, ecco, non oltre, quindi no il ferro, capito? Cioè no il carbonio, ecco, tutta quella lì che è la chimica poi che ci riguarda, ecco, quella lì non c'è. Si formano solo nuclei atomici molto semplici e gli elettroni sono tutti in giro in questa specie di plasma. I fotoni, che sono quelli che trasmettono la radiazione, vanno a sbattere con gli elettroni, non escono, ok? Quindi è una specie di plasma di ioni, no? Vedete, molto caldo, ecco. E che piano piano, espandendosi, si raffredda, no? Espandendosi, la temperatura scende. Quello che succede dopo 380 milioni di anni è che la temperatura è sufficientemente fredda, ecco qui scusate, la scala si dice che è logaritmica, cioè da qui a qui passano 20 minuti, però da qui a qui 380 milioni di anni, ok? Perché i fatti interessanti insomma succedono a scale diverse. Detto questo, 380.000 anni fa circa, quando la temperatura è intorno ai 3.000 gradi, succede finalmente che questi ioni, protoni, ioni di elio, eccetera, agganciano gli elettroni e formano i primi atomi. I primi atomi sono neutri, gli elettroni girano attorno a questi atomi. Quando vengono agganciati hanno delle energie più alte di quelle al livello al quale, diciamo, sono... è previsto che girino, e conseguentemente emettono dei fotoni. Questa emissione di radiazione che avviene qui è la prima emissione di radiazione quando l'universo, diciamo, diventa, chiamiamolo così, trasparente. Diventa trasparente e emette questa radiazione, che è quella che noi vediamo ancora oggi e che è stata scoperta nel 1964, e ha lasciato questa impronta. E vedete il fatto che non è perfettamente omogenea, è molto omogenea, è quasi omogenea, però non esattamente. Noi mettiamo questi colori diversi per mostrare che non lo è. Ecco, in queste disomogeneità di qualcosa che è caduto più di 13 miliardi di anni fa, ci sta la base per quella che poi è la formazione delle galassie, perché piccole disomogeneità fanno sì che poi la materia andrà a aggregarsi in qualche modo e formerà delle strutture. Quindi, diciamo, anche la prova che questa cosa qui, il fatto che sia lievemente disomogenea, è una cosa che è molto, molto... molto interessante. Quello che succede dopo è che c'è una fitta
nuvola di idrogeno che fa sì che, diciamo, non passa ulteriormente luce, okay? Finché non arriviamo alla formazione delle prime stelle. E le prime stelle sono diverse da quelle tipo le nostre, poi magari vi dico due parole. E comunque, mano a mano, le prime stelle, le prime galassie, okay? finché non arriviamo ad oggi. Ora, nel 1998, recentemente, c'è una piccola rivoluzione nella cosmologia. Viene fatto uno studio nuovo sulle supernove 1A, quelle supernove di cui vi parlavo. E quello che si scopre è che, guardando le galassie che le ospitano, è che queste vanno ancora più veloce di come ci si aspettasse. Allora, attenzione un attimo, perché di nuovo tornerà Einstein in gioco. Allora, sempre qui in un modello un po' estremizzato, no? Ci si era immaginati che l'universo andava espandendosi, che le galassie lontane si allontanano, più lontane sono più veloci vanno, non basta, accelerano. Questa velocità continua ad aumentare. Allora i termini delle equazioni di Einstein non bastano più, devo metterci un termine repulsivo. E quindi si è pensato di riutilizzare la lambda che Einstein voleva utilizzare in verso opposto. E che però, siccome non ci tornano i conti di nuovo, perché l'universo adesso si sta espandendo in modo accelerato, quindi più di quello che noi pensiamo, no? Queste velocità stanno continuando ad aumentare, allora questo termine è stato ritirato fuori questo termine ci dà una misura di quella che noi chiamiamo energia oscura, che oggi possiamo anche chiamare energia del vuoto. Ossia, vi spiego un po' questa idea di fondo del modello. Noi, perché si ipotizza che ci sia questa accelerazione? E prima non c'era, no? Allora, finché le galassie sono vicine, c'è una parte che domina, che è l'attrazione gravitazionale. Più sono lontane, se il vuoto avesse un'energia sua, oscura, perché non sappiamo come è fatta e come funziona, ma se ci fosse, più aumenta lo spazio vuoto nell'universo, più questo termine conta, quell'anda che abbiamo visto prima, più aumenta, diciamo, il fatto che le galassie, c'è un termine repulsivo per le galassie, capito? La gravità li attrarrebbe, ma quell'anda che è più vuoto c'è, più diventa importante, aumenta. Ecco. Ora, quanto è 70% dell'energia dell'universo e non l'abbiamo capito, okay? Quindi è chiaro che è un modello che, ancorché il più accreditato, ha vari fisici anche autorevoli che pensano che probabilmente invece ci sia qualche cosa che non torna, ok? Quindi da un lato si sta cercando di capire di più, dall'altro lato si sta cercando di sviluppare altri modelli e di fare altri studi. Ecco, se un po' abbiamo detto che cos'è questa energia oscura, cioè cosa pensiamo che sia questa energia oscura e da dove viene fuori, quindi, diciamo, in questo Einstein che dice il più grande errore della mia vita, se invece questa teoria è giusta, potrebbe essere che, insomma, ci aveva ragione ad aggiungere quel termine in più, abbiamo una cosa che non abbiamo ancora visto, che cos'è questa 25-26% insomma, per cento di materia oscura. Allora, la materia oscura è sempre un'altra cosa che non sappiamo bene cos'è, che non abbiamo ancora misurato, non abbiamo trovato un'evidenza sperimentale, ma che, diciamo, ci serve come costruzione teorica per spiegare quello che succede. Ossia, vediamo dei fenomeni e per spiegarli abbiamo dovuto immaginare e teorizzare la materia oscura. Allora, questa è una galassia spirale, vedete, ha un centro luminoso, ok, molto massiccio tipicamente, poi ha delle braccia che ruotano attorno al centro. Allora, quello che succede è che le braccia
quindi gli estremi, girano troppo velocemente perché rispetto alla nostra teoria restino attaccati lì. Cioè noi ci aspetteremmo, da quanto abbiamo capito fino adesso di come è fatto l'universo, che dovrebbero girare più lenti, invece girano un sacco veloci. Vi faccio un esempio, abbiamo la Terra, la Luna gira attorno. Se io aumento la velocità della Luna, ok, perché posso spingerla, a un certo momento mi parte via, perché la trazione gravitazionale non è più sufficiente a tenerla e quindi mi parte nello spazio se continuo ad accelerarla. L'alternativa, siccome lì succede questo, che girano troppo veloci, probabilmente ci deve esserci dell'altra massa che io non vedo, ok? E chiamo materia oscura, perché non la vedo, non è luminosa. Se provo a mandarci della luce non la riflette, non fa niente, sembra non interagisca con l'altra materia se non in modo gravitazionale. Quindi al punto di gravitazionale conta, per tutte le altre cose non interagisce con l'altra materia. Quanto è 5 volte quanto la materia normale, se no non mi tornano i conti nello spazio. Però intanto questo è il modello più accreditato, quindi se fosse vero pensate quanto non abbiamo capito. Al Gran Sasso ci sono vari esperimenti, ho stato parte anche di uno per un periodo, in cui si cercano di misurare delle particelle che sono state teorizzate, che potrebbe essere che se esiste la materia oscura potrebbe essere fatta con queste particelle, se fosse così allora potremmo misurarle. Quindi questo insomma vi dà l'idea un po' di quello che si sta cercando di fare, ecco. E per ora non si è ancora misurato nulla, okay? Quindi diciamo è una cosa che pensiamo che debba esistere ma non l'abbiamo ancora misurata, ecco. E questo insomma è il quadro finale in cui abbiamo collocato, ecco, quel po' che abbiamo capito e che comunque potrebbe essere che è ancora da capire meglio, la materia ordinaria, e il resto che è quello che non abbiamo capito. Questo è il modello dell'universo. Adesso non mi allungo ancora perché ho sentito le campane, quindi voglio dire un'oretta è passata, voglio provarvi ancora a dire qualche altra cosina, magari più leggera, ecco. Allora, volevo mostrarvi queste due foto, cioè questo è un cluster di galassie, no? Che sta a 4 miliardi di anni luce dalla Terra. Noi per fare le osservazioni usiamo adesso anche dei telescopi che mandiamo nello spazio, no? Allora c'è il telescopio Hubble, e questa è la stessa immagine, no? Nel 2017 l'ha fatta Hubble, e come avete sentito tutti recentemente, l'ho messa per questo, no? Adesso è stato lanciato il James Webb Space Telescope, e la prima foto che ha fatto è la stessa che aveva fatto Hubble nel 2017, per mostrare insomma la differenza, quanto la vediamo meglio. E ogni puntino è una galassia, questo giusto per dire di cosa stiamo parlando, ok? Quindi dentro una galassia potete immaginare cosa c'è. Vedete per esempio questa stella che ha queste 6 punte più queste 2 piccole? Ecco, questo è un effetto di diffrazione, perché la James Webb Space Telescope ha questi ha questo specchio che è fatto a tutti esagoni, no? Quindi è un effetto di questa diffrazione qui, no? Quando viene ricostruita. E cosa guardano? Ecco, allora l'idea, per esempio per il James Webb Space Telescope, cerca di guardare qua le prime stelle formate, okay? Quindi è uno studio relativo alle prime stelle, quello è uno dei target, okay? Giusto per capire diciamo che cosa si va a guardare. Quindi sono satelliti che guardano per esempio la radiazione cosmica di fondo, sono satelliti che guardano le prime stelle formate, le prime galassie, no? Quindi questo è quello che dobbiamo aspettarci adesso come studi nei prossimi anni. Ecco, volevo ancora dirvi, insomma, tra le cose, ecco, come siamo fatti noi, no? Allora, che siamo acqua per 2/3 è abbastanza noto. Però ci diamo un attimo
andiamo a vedere proprio la composizione chimica, perché H2O no, però l'ossigeno pesa molto di più dell'idrogeno. Quindi noi, un uomo di 100 kg o cicciotto, 65 kg è ossigeno, 65% ossigeno, 18% è carbonio, l'idrogeno è il 10%, no? Ecco, allora, guardiamo come siamo fatti, no? Attenzione che, per esempio, non so, l'atmosfera, 78% dell'atmosfera è azoto, eh? Noi 3% siamo fatti d'azoto. E, boh, insomma, e varie cose, no? Allora, da dove arrivano sti atomi? Allora, fino adesso, nella nostra storia, noi abbiamo visto solo che l'idrogeno si è formato circa 13 miliardi di anni fa. Ok? Gli atomi di idrogeno, insomma, abbiamo visto, no? Insomma, quando si sono formati, no? Poi c'è stato quell'imprinting che siamo andati a misurare, no? Quindi 380 milioni di anni dopo il Big Bang, circa. E questo abbiamo capito. Ecco, ma gli altri atomi da dove arrivano? Allora, non è stato il Big Bang. Allora, le stelle come il Sole, uno potrebbe dire arriva dal Sole. Ecco, ma il Sole brucia l'idrogeno del nucleo. Non arriva a fare elementi più pesanti dell'elio, Sole. Verso fine vita farà qualcosina di più. Ecco, quindi se non è stato il Sole, cioè, com'è che te c'è del carbonio dentro? Allora, sono state delle supernove, quindi torniamo a questa questione. Allora, il sistema solare, voi sapete, è vecchio circa 5 miliardi di anni, no? Quindi l'universo è quasi 14, il sistema solare 5 miliardi di anni. Quindi la materia di cui siamo fatti noi è una qualche supernova che è esplosa 5 miliardi di anni fa o un po' prima. Okay. Da loro, da questa esplosione qui, questa qui ho messo per esempio una supernova, no? 1054, che è stata osservata appunto nel 1054 dai cinesi. Qui ho messo, per chi vuole, insomma, l'articolo in cui hanno scritto dell'osservazione. E da uno di questi oggetti, cosa vuol dire, no? Perché da uno di questi oggetti? Perché con la fusione che, di materiali sempre più grossi, no? Quindi dall'elio si continua a aumentare, così con temperature molto alte si creano materiali più grossi, una specie di forno enorme che crea, no? I vari materiali, poi esplode. Okay, rimane in giro, questo è, diciamo, l'effetto della supernova. Allora, noi siamo fatti da questi materiali che arrivano, insomma, da una stella esplosa più di 5 miliardi di anni fa, ne segue che la chimica con cui siamo fatti noi è, veramente arriva dalle stelle, cioè noi siamo polvere di stelle, in qualche modo, dal punto di vista chimico. Allora, brevemente voglio dirvi un'altra cosa che non abbiamo capito, che trovo particolarmente interessante. Allora, abbiamo parlato di materia oscura, energia oscura, non abbiamo parlato ancora di antimateria. Ora, l'antimateria non è niente di speciale, eh? L'antimateria è come la materia, solo che le cariche sono di segno opposto. Allora, quello che succede è che, per esempio, noi nei rivelatori, cioè al CERN di Ginevra, noi facciamo scontrare protone e protone, no? Se viene prodotta materia e antimateria, è perfettamente simmetrica. Cioè, io ho una produzione di elettroni e di antielettroni. Tanti elettroni vengono prodotti quanti antielettroni. Questo perché, diciamo, quello che succede è che, al contrario, se io ho materia e antimateria, quindi elettroni e antielettroni, se io li faccio incontrare, loro, diciamo, annichilano. Cioè, quello che succede è che producono molta energia, ok? E si convertono da materia a energia. L'equazione è quella di Einstein, E uguale mc quadro, quell'equazione lì vuol dire E energia,
uguale M materia, energia uguale materia. C quadro è un numero, la velocità della luce nel vuoto non è al quadrato. Però di fondo è l'equivalenza tra energia e materia, questo tipo di trasformazione, ok? Quindi quando io ho materia e antimateria che si incontra, quello che succede è che ho questa conversione in energia molto grossa. Allo stesso modo, se ho un'energia molto grossa, può essere che genero materia e antimateria. Questo è quello che vediamo al CERN di Ginevra in ogni collisione, ok? Quindi questa è... Allora, al momento del Big Bang, quello che noi pensiamo, sempre rispetto alla fisica che abbiamo capito fino adesso, ok, è che dovrebbe essere successo che sono state prodotte tanta materia quanta antimateria, tante particelle quante antiparticelle. Però quello che succede, e questo guardate è un grandissimo mistero, una delle sfide della fisica moderna, è che non sappiamo dove è finita tutta quell'antimateria lì. Cioè quello che succede è che noi qui siamo tutti fatti di materia. Se ci fosse dell'antimateria, cioè non c'è un'antisara da qualche parte, perché se ci fosse, ok, succede che quando materia e non sarebbe possibile neanche diciamo il mondo come lo conosciamo se ci fosse antimateria in giro, perché vorrebbe dire che quando le due cose si incontrano abbiamo una produzione di energia enorme e l'annichilazione di oggetti, persone, eccetera. Quindi noi, il mondo è diciamo di fatto fatto di materia. Allora, siccome non si sa dove è, una possibilità, uno potrebbe dire forse si è separata e ci sono delle galassie che sono interamente fatte di antimateria. Cioè, noi qui è una zona dove è tutta materia, ok? Arriva un meteorite e materia finora, infatti si scontra, ma è uno scontro classico, ok? Le stelle cadenti, che sono questi meteoriti, così, materia, infatti, voglio dire, si disintegrano per contatto con l'atmosfera, materia. Se fossero antimateria sarebbe tutto diverso, no? Quindi uno potrebbe pensare che magari si è separata nell'universo per qualche motivo che non sappiamo, poi succede che dove c'era più materia, no? Col passare del tempo, no? Chiaramente prevalsa la materia, dove c'era più antimateria è prevalsa l'antimateria perché l'altra si è annichilata, quindi voglio dire ha prodotto energia e poi è sparita ed è rimasta solo uno dei tipi. Quindi noi siamo in una zona dello spazio dove è tutta materia, magari c'è una galassia molto distante che è tutta antimateria. Come lo vediamo? Allora, la cosa da notare è che un telescopio spaziale non se ne accorge, perché il telescopio spaziale, se vede la luce non se ne frega se è materia o antimateria, perché è radiazione. Allora, un sistema, che è quello che si è pensato, è questo rivelatore che si chiama MS, sta sulla Stazione Spaziale Internazionale, è lanciato nel 2011, insomma circa da 4.000 giorni che sta su, guarda una cosa che si chiamano raggi cosmici. Allora, quello che succede, vedete, è diciamo, l'esperimento scientifico più grosso che sta a bordo, comunque sta lì. Nel suo logo c'ha quest'idea, vedete? L'universo di materia e l'universo di antimateria, ok? Quindi è proprio l'idea di così. Allora, quello che si può pensare è che siccome i raggi cosmici sono ioni nuclei atomici essenzialmente, no? Che arrivano dalle profondità dello spazio, se avessi delle antigalassie, loro manderebbero degli antinuclei. Quindi io mi metto nello spazio, aspetto, se arriva un antinucleo, vuol dire che ho galassie distanti che sono fatte da antimateria. E fino ad oggi non ha misurato neanche uno, ok? Dal 2011. E chiaramente se continua così non è molto entusiasmante, ecco, perché potrebbe essere che non guardiamo abbastanza bene, no? Sei tu, eccetera. Però resta questo uno dei problemi, delle sfide della fisica moderna. Come va a finire, almeno indicativamente, l'universo? Ok, giusto, insomma, è così. Allora, o prosegue a espandersi e
a raffreddarsi e diventa tutto freddo. Okay? E a quel punto si finisce con temperature freddissime. O quello che succede è che si è espanso, questa oggi si pensa che non succede così, ok? Però come lancio una palla per aria, no? Succede che poi se la lancio così, poi lei torna giù. Quindi potrebbe essere che adesso si espande e poi ha una fase in cui si contrae, ok? Si chiama big crunch, quindi si finisce tutti rischiacciati. Oppure c'è questa cosa che si chiama big rip, magari un'altra volta faremo un seminario su tutti i finali possibili, sono anche di più, sono abbastanza interessanti, no? Come pensiamo che vada a finire. Comunque quello che succede è che, per esempio, questa energia del vuoto che pensiamo potrebbe a un certo momento diventare prevalente, e quindi mano a mano quello che succede è che anche le galassie al loro interno iniziano a disgregarsi, e poi il sistema solare, poi più in, e poi alla fine si disgrega anche la materia. Okay? Quindi insomma si finisce così. Eccoci. Vado verso la conclusione, se la sopportate ancora. Volevo mostrarvi, allora, se ci mettiamo dall'altra parte, no, delle stelle, guardiamo il mondo, è una vista interessante perché vedete che c'è una parte del mondo ricca e c'è una parte del mondo povera. E non serve guardare il prodotto interno lordo dei paesi, basta fare una foto dal cielo. E, peraltro, quello che dovete pensare è che l'illuminazione, quella fatta verso l'alto, è veramente inutile, perché noi dobbiamo illuminare verso il basso. Quindi tutta questa parte qui, diciamo, risulterebbe un po' sprecata, ecco, no? Quando poi si parla di... un pensiero, no, della Santa Maria Maggiore a Roma, questa diciamo è vicino a dove lavoro, è stata rifatta recentemente l'illuminazione, molto bella, con anche il LED, quindi economica. Non è stato fatto un pensiero, perché quello richiede una visione un po' politica, ve la dico perché credo sia molto importante, insomma, sostenerla in varie forme. Uno dovrebbe fare una scelta e dire, so, i monumenti, alcuni stanno illuminati sempre, ma altri, magari alle 2 del mattino, li spengo. No? Cioè, non serve che stiano accesi tutta la notte. Al di là dei LED, no? Che va bene. Però, voglio dire, forse posso anche mettere delle programmazioni. Durante la settimana uno lavora, magari li spengo a mezzanotte. Li tengo un po' di più il sabato e la domenica, quando ci sono le feste. Okay? Allora, questo dovrebbe essere un tipo di ragionamento sulla luce che oggi dovremmo fare. Rispetto alle stelle e ai desideri, allora c'è questa piccola teoria che mi piace raccontarla. Allora, quando uno esprime un desiderio, no, alle stelle, no, siccome al massimo l'informazione viaggia con la velocità della luce, no? Allora io desidero diventare ricchissimo. Allora lo desidero, quindi di notte guardo le stelle, lo desidero. La stella più vicina è 4,2 anni luce, Proxima Centauri. Quindi 4,2 anni perché il desiderio arrivi alla stella. Poi la stella mi risponde, sperabilmente sì, ci mette altri 4,2 anni per arrivare. Quindi io minimo 8 anni. Allora il suggerimento invece è di guardare verso il basso di notte, che c'è il sole, che comunque è una stella, 8 minuti arriva e 8 minuti risponde, ok? Quindi diciamo in generale faccio un desiderio, dico un desiderio alle stelle come guardare verso il basso, ok? Eccoci. Poi, allora, domande tipo qual è il senso della vita? Difficile rispondere. Da dove vengo invece è facile, volevo dirvelo in chiusura. Allora, io lavoro al centro ricerca Enrico Fermi, di via Panisperna, che dove lavorava Enrico Fermi, Majorana, Pontecorvo, Segre. Qui al primo piano, è stata fatta anche la prima fissione nucleare nei laboratori lì nel 1934, quindi insomma un luogo piuttosto interessante, e abbiamo un museo sulla eredità scientifica di Enrico Fermi, con varie installazioni interattive, insomma, che vanno bene anche per i ragazzi,
E chi di voi è interessato, abbiamo scuole che vengono da tutta Italia, è gratuito, okay? Quindi magari uno mette la visita a Roma, insomma Roma ha un milione di robe da vedere, però diciamo se uno vuole fare un piccolo approfondimento scientifico, insomma ci può venire a trovare. Ok? Bene, io ho concluso allora. Anche dirigente a Fermi, oltre che lavorare, no? Anche dirigente. Niente, se qualcuno crea qualche domanda, penso che saresti no? Certo. Disponibile a rispondere. No? Poi purtroppo ci sono le nuvole, quindi. ci sono le però magari due parole sul telescopio dille. Sì, non so, possiamo andare a vederlo lo stesso. Possiamo andare, però siccome siamo in tanti, bisognerà fare un paio di gruppi. Io avrei una domanda. Prego, dimmi. In tutto il bellissimo discorso che ho fatto, non ha mai citato un oggetto che è stato molto famoso negli ultimi anni, che sono i buchi neri. Ah, sì. Come sì. Si inseriscono un po' in questo scenario della nascita del sì, universo? Allora guarda, meriterebbero chiaramente un seminario a parte. E, una storia affascinante anche dal punto di vista del quando sono stati concepiti, dal punto di vista teorico e poi quando si sono osservati, no? E allora, restano degli oggetti straordinariamente affascinanti. Peraltro, per esempio, mi ero riproposto di nominarli in realtà proprio per far che dire, li uso adesso in questo esempio. Aspetta, che. Eccoci qui. Questa. Allora, uno potrebbe pensare, no, che un buco nero, che diciamo è un punto dello spazio, no, che attrae massa, no, una massa enorme, no, e sia in qualche modo simile al Big Bang, no, o il contrario del Big Bang. Ecco, questa cosa per esempio è falsa, nel senso che il buco nero è un punto nello spazio, ok? Quindi noi lo possiamo osservare, vedere come si comporta. Il Big Bang è lo spazio, cioè rispetto a questo modello teorico che noi abbiamo, no? Se questo diciamo, è vero, quello che succede è che questo punto nello spazio che io ho qui è stato un giorno Big Bang. Cioè ogni punto dello spazio è fatto con l'esperienza, perché diciamo che se io vado indietro nel tempo, da qua, vado indietro nel tempo, quello che succede è che arrivo qui, prendo un punto nello spazio qua, no? Ogni fettina è l'universo adesso, succede che vado indietro, quindi quello che devo pensare come immagine del Big Bang è che questo spazio che non esisteva arriva dal Big Bang. Diversamente il buco nero è un oggetto che sta nel cosmo, ok? Quindi questo è il punto. Per capire un po' ecco, la fisica dei buchi neri, una cosa che insomma è simpatica è di vedere il film Interstellar. Il film Interstellar, la fisica di Interstellar è fatta estremamente bene da un fisico molto noto. Esiste anche un libro che si chiama La fisica di Interstellar, ecco per dire, quindi non è una cosa così piantata, somma elementi, diciamo così, di fantascienza alla fisica vera. Insomma, i buchi neri hanno comunque un ruolo fondamentale e peraltro, per esempio, negli scenari in cui per esempio l'universo continua a raffreddarsi, quello che succede ai buchi neri, no? Noi così
descrizione approssimativa è che assorbono materia, no? Non esce niente, buco nero, perché non esce neanche la luce. In realtà noi sappiamo che esce qualcosa, no? Che è la radiazione di Hawking, che esce. Quindi, in ultima istanza, in quello scenario lì, i buchi neri evaporano, ok? Perché per effetto della radiazione di Hawking tu aspetti un tempo sufficiente e alla fine anche quelli sono evaporati, quindi insomma è una cosa senza dubbio affascinante. Ecco, e sono degli oggetti che peraltro, per dire di osservazioni indirette, ecco, molto difficili, però per esempio i raggi cosmici sono accelerati da buchi neri massivi che stanno ad esempio al centro di galassie, quindi quando ci arrivano raggi cosmici molto energetici, noi pensiamo oggi siano accelerati da questi buchi neri massivi che stanno al centro delle galassie. Boh, poi bisognerebbe fare il seminario proprio sui buchi neri, no? Per approfondirlo. Grazie. Prego. Un'altra domanda sui raggi cosmici che appena citato. Sì. Questi c'entrano con la radiazione cosmica di fondo? Ah, no. Okay. No, allora, diciamo, i raggi cosmici sono un'altra delle cose che noi studiamo e l'origine è un po' capita, un po' no. E diciamo che quelli che noi misuriamo sulla Terra, peraltro il mio istituto ha proprio un progetto che fa queste misure, e sono... una parte arrivano dal Sole, ok? Una parte sono extragalattici. Quello che si vede poi è che quelli più energetici sono extragalattici. Si chiamano raggi cosmici perché quando sono stati scoperti, ci lavorava un italiano e un austriaco e vari altri, insomma, però Pacini, un italiano, cosa fa? Fa delle misure, si pensava che questo effetto di radiazione arrivasse dalla Terra, ok? Si pensava fosse un effetto che va dal basso. Lui si accorge misurando in profondità nel mare che invece andando in profondità del mare aumentava, no? Diminuiva. E un contemporaneo austriaco, S, mette dei rivelatori su dei palloni aerostatici e vede che più andava in alto, più aumentava. Quindi dice, ah, ma questa cosa qua allora arriva dallo spazio. Uno potrebbe dire dal Sole, però fai le misure nelle eclissi e arrivano uguale, capito? Allora, fate queste misure, peraltro il premio Nobel è dato solo a S, perché il premio Nobel lo vinci solo in vita, se sei morto non te lo danno, e purtroppo era morto l'anno prima, Cini, e quindi niente, non l'ha avuto. Però, a differenza del premio Oscar, il premio Oscar è anche postumo, come sappiamo. Quindi, all'inizio non si sapeva che erano particelle, come i raggi del Sole, raggi cosmici. Ecco, poi si è capito che erano particelle, dopodiché si è cercato di capire perché ci stanno, come vengono accelerate, perché devono caderci sulla testa. Hanno un ruolo nell'evoluzione, perché queste sono particelle che impattano sull'atmosfera, sono una ventina di chilometri sopra le nostre teste, rompono gli atomi, generano una cascata di particelle, prevalentemente sono muoni, che sono come gli elettroni, ma hanno una massa 200 volte maggiore, quindi sono massivi, sono instabili, però riescono ad arrivare anche sottoterra. Infatti, ad esempio, il CERN, uno lo fa sottoterra per schermarlo dai raggi cosmici. Se no, tu vuoi fare i tuoi esperimenti tra particelle, c'è una valanga di altre particelle che arrivano dallo spazio, li fai male. Allora ti metti sottoterra e sottoterra fai l'esperimento. Gli esperimenti si fanno al Gran Sasso perché sei in condizioni di silenzio cosmico, cioè ci metti la montagna sopra, il rivelatore sotto, almeno quelle particelle lì cerchi di non vederle, per questo va bene stare sotto il Gran Sasso per cercare la materia oscura, che già è difficilissimo vederla, no? Se ancora c'hai altre particelle che rompono le scatole in quest'ottica, no? Però poi invece sono esperimenti che cercano di studiarli perché hanno il loro interesse. Enrico Fermi, peraltro, che tra le mille cose che ha fatto, ha anche suggerito un meccanismo di accelerazione, diciamo intuitivamente, che per esempio in quello che resta in una supernova ci sono dei campi magnetici che oscillano e quindi queste
i raggi cosmici primari, no? Quelli che arrivano dallo spazio, sono ioni, quindi sono particelle o nuclei di atomi cariche, hanno una carica. Questi campi magnetici vengono presi come una fionda, accelerati, sparati via, quindi dai resti delle supernove. Recentemente si è visto che ce l'ha preso. Insomma, così, però non è collegato con la radiazione cosmica di fondo. Allora, so che sarebbe da farla proprio ogni domanda, una mezz'oretta ci sta, perché bisogna approfondire questi argomenti, e io penso che tornerai magari con la prossima stagione, che viene un po' più caldo, è un po' più bel tempo, e siccome siamo in tanti e magari qualcuno, non tutti, dipende dalla vostra stanchezza, e possono andare a vedere i nostri strumenti con i nostri collaboratori. Vediamo anche se magari si è tolta qualche nuvola di torno e è spuntato fuori qualcosa, che il meteo ogni tanto fa le sorprese. E direi che con Ivan, che si è alzato in piedi adesso, e magari se vuoi anche tu, Simone, dai una mano, se io arrivo subito, insomma, perché bisogna dividerci almeno in due gruppi. Dovevamo essere una trentina, ma infatti siamo qualcosa di più, e tendenzialmente più di 15 alla volta io non li farei andare su, perché li dividerei comunque tra la cupola di là, tra la cupola e di sotto, in maniera che comunque in due dovreste riuscire a gestirla, insomma, due o tre di voi. E scegliete voi come dividerli, nel senso che prendete, non so, il fondo, il davanti. Ci sono anche dei bambini, io direi di prenderseli con direttamente lassù. Quindi i bambini, i genitori hanno la priorità. E chi vuol fermarsi comunque qua? Con Nadia, chiacchieriamo ancora un po' qualcosina, insomma.